Shadia Rodriguez sulle frequenze di Radio Roma con Tutti Strani, scritto con gli asterischi in questo drive time, con gli asterischi finali a posto delle i. Praticamente io ho letto Tutti Strani per convenzione, diciamo così, e proprio di questo stiamo parlando. È un'alternativa, esatto, allo Schwa, no? Esatto, è un'alternativa l'asterisco a quella E rovesciata che viene denominata Schwa e che ha fatto esprimere moltissimi personaggi che fanno parte del mondo degli intellettuali, dei professori universitari, dei filosofi, e noi abbiamo l'onore di avere in collegamento chi insomma rappresenta un po' questo mondo degli intellettuali, soprattutto una persona che si è spesa in prima persona a favore di questa petizione. Buonasera Massimo Cacciari e grazie per essere qui nel Drive Time. Buonasera, buonasera. Ma allora è difficile partire da qualche parte se non nelle motivazioni, ecco, che sono alla base di fondamentalmente di un parere contrario, ecco, all'introduzione di questo simbolo. Ma queste violenze alla lingua derivano da una idolatria per la parola, che è assolutamente, per la forma, che è al di là della sostanza, che è assolutamente appunto un'idolatria, insomma. Cioè l'idea che il rispetto per le differenze passi attraverso appunto trasformazioni artificiali, meccaniche della nostra lingua, della sua, del modo in cui la si parla, la si scrive, è da un lato di una ingenuità patetica e dall'altro, ahimè, anche il sintomo di una intolleranza, di un settarismo, di un fanatismo che sta dilagando un po' in tutti i campi e in tutti i settori. Ecco, a questo proposito a me viene una domanda che ci siamo fatti molto spesso qui in questa trasmissione io e Federico Clemente, perché anche occupandoci di mala movida nei quartieri romani, anche occupandoci di questioni legate al Green Pass, ormai c'è una polarizzazione totale delle opinioni che vanno agli estremi opposti. Ora noi ci troviamo in una posizione molto complicata, perché noi non sappiamo nemmeno bene dove schierarci in questa diatriba, no? Che è fatta soprattutto di parole, e poi confrontandoci ci ritroviamo ogni volta a fine puntata a essere d'accordo un po' con tutti nonostante abbiano posizioni opposte. Ma io credo che occorra, almeno in temi di questo genere, che non sono la matematica, che non sono la logica, almeno un po' di ragionevolezza, no? Di ragionevolezza. In questo caso poi è in contrasto proprio con l'evoluzione anche naturale delle lingue. Le lingue semplificano, no? Se dovessi seguire la logica di queste pretese, dovrei cominciare a dire, non so, che quando dico tu dovrei distinguere tra tu maschile e tu femminile. In base a che cosa si può stabilire se una parola è maschile o femminile? Cioè oppure come negli Stati Uniti ormai sta anche capitando, la pretesa di distinguere tra maschile e femminile e il terzo genere. E le lingue, l'evoluzione naturale delle lingue va alla semplificazione, non va a una del tutto, tra l'altro, artificiale complicazione. Quindi siamo nel campo della irragionevolezza, in questo caso siamo nel campo della irragionevolezza e basta, che però è il prodotto di quello che diceva lei, cioè è un prodotto di estremizzazioni e di contrapposizioni nelle quali coloro che polemizzano non fanno alcuno sforzo di comprendere le posizioni dell'altro. E quindi anche se le posizioni, diciamo così, ragionevoli vengono stritolate in queste contese, no? Quello che appunto ragionevolmente non si schiera né per l'uno né per l'altro viene stritolato da ambedue. E quindi davvero la situazione è molto molto delicata, e quindi va preso molto sul serio anche questo
questo assurdo tentativo di modificare le lingue in modo che ogni volta, in modo che io non posso usare, come ho sempre usato in italiano, il plurale in un certo modo, anche laddove comprendo in quello un genere femminile. Mi permetto di essere anche un filo provocatorio in chiusura di questo nostro collegamento, e a tal proposito una petizione, ecco, mi mancava la parola, una petizione in questo senso non alimenta il dibattito in maniera poco sana, secondo lei? Perché? Quale petizione, scusi? Quella che ho firmato anch'io? Sì, quella. Beh, quello che ho fatto io denuncia appunto la totale irragionevolezza e la contrarietà ad ogni serio discorso intorno alla lingua e alla sua evoluzione di posizioni come quelle che appunto critichiamo. Non c'è nessuna guerra di religione, assolutamente nulla di tutto ciò. Sì, si cerca di far ragionare. Ma senta, secondo lei, per chiudere, ma di chi è la colpa di questa polarizzazione? È colpa della società nella quale viviamo? È colpa dei social media? Tanti le attribuiscono alla libertà che c'è nei social, ma io la vedo soprattutto, se dovessi individuare un media, la identifico soprattutto nei dibattiti televisivi. C'è Sono varie facce della stessa medaglia. Ora è evidente che nella volgarizzazione del dibattito i social hanno avuto una parte e stanno avendo una parte prepotente, è chiaro, perché tutto è lecito dire, tutto è lecito insultare, non c'è nessun tipo di protezione né della privacy né degli insulti né di niente. E quindi certo qui è stata una, si sono aperte le dighe, non c'è dubbio alcuno, e purtroppo i giornali stanno seguendo l'andazzo, perché appunto poi il linguaggio dominante della comunicazione diventa quello, e anche i giornali, i media, le televisioni devono adeguarsi, c'è poco da fare. Quindi dipende dall'intelligenza di ciascuno di noi, insomma è un appello all'intelligenza di ciascuno di noi. Se devi discutere, discuti in modo fondato, discuti portando le tue ragioni il più chiaramente possibile, eccetera eccetera, rispetta le posizioni altrui, ma non possono essere iniziative che si prendono dal punto di vista politico, legale, giuridico, eccetera. Non è più possibile questo. Deve essere la coscienza di ciascuno che si muove in una direzione opposta all'andazzo. Grazie, è difficile, ma non, sì, è molto complicato. La cosa strana è che lei sta dicendo delle cose condivisibili, che dovrebbero essere quasi ovvie, che invece sembrano così lontane dal mondo nel quale viviamo oggi. Ecco, sì, purtroppo proprio così. Quindi grazie mille intanto però per avercele ricordate. Grazie a Massimo Cacciari per essere stato qui all'interno del Drive Time. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, perché